17 ottobre. A essere rinnovati, nello spirito della vostra mente. Efesini 4:23. Liberati della cianfrusaglia. Nel vendere una casa, è un sollievo liberarsi delle tante cose accumulate negli anni e ci si domanda come sia stato possibile vivere con un simile peso. Lo stesso è per la cianfrusaglia mentale. Don Gordon afferma: riempiamo le nostre menti con pensieri che non ci permettono di progredire, abitudini che ci limitano, distrazioni che ci sviano, persone negative che ci consumano, paure che ci paralizzano e attività perditempo che compromettono la nostra produttività. Sprechiamo tempo ed energie in cose che non sono importanti, per venire meno, poi, in quelle che contano. Ci saturiamo di energie negative e non lasciamo spazio per quanto, al contrario, è positivo. Paolo scrive: avete imparato a spogliarvi del vecchio uomo, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, versi 22-23. La cianfrusaglia di cui ti devi liberare è credere di essere solo, cercare di accontentare tutti, sentirti insicuro, scarsa autostima, voler piacere a ogni costo, trarre conclusioni prima di conoscere i fatti, pensare di avere sempre ragione, rivangare gli errori passati, supporre l'esito delle cose, aver bisogno di tutte le risposte, credere di perdere i ricordi liberandoti di alcuni oggetti, tormentarti per non aver raggiunto il successo, circondarti di persone che rivangano solo gli eventi negativi, fare costantemente confronti, vedere la vita come un film piuttosto che viverla nella sua realtà, pensare che i giorni migliori siano ormai passati, vivere nell'ansia di attendere sempre il momento più propizio, temere di scadere in brutte figure, giudicare le persone secondo gli stereotipi dettati dall'ambiente sociale e qualsiasi altra cosa che non desideri trasmettere ai tuoi figli. Come liberarsi di tutta questa spazzatura? Semplice! Siate rinnovati nello spirito della vostra mente. Puoi leggere la meditazione dall'app disponibile per App Store, Google Play e App Gallery.